Palestrina è stato famoso al suo tempo, è stato apprezzato da tutto il mondo dell'intelligenza europea, ma soprattutto dopo la sua morte si è creato un mito sulla sua figura di compositore. Ci sono tantissime esecuzioni discografiche della Missa Papa Marcelli. La Cappella Sistina ha cercato di andare oltre la stratificazione storica di queste esecuzioni ed è andata a vedere proprio la fonte in stampa originale della Missa Papa Marcelli. Ed ora possiamo esaminare alcuni particolari della fonte principale della Missa Papa Marcelli, ovvero la prima edizione. Ecco, nel frontespizio di questa meravigliosa edizione troneggia lo stemma del re di Spagna, contornato da una cornice allusiva tutta ispirata a elementi musicali. Abbiamo scelto di registrare la Missa Papa Marcelli con un criterio che oggi credo bisogna recepire se si vuole fare qualcosa che diventi significativo dal punto di vista culturale. Quindi il criterio è fondamentalmente storico-semiologico. Allora, la grande sfida è stata tradurre il segno grafico in segno sonoro. La musica che facciamo è una musica religiosa, quindi il suono deve essere il più possibile spirituale. E è quello che stiamo cercando di attuare col maestro Palombella, un suono che si elevi e che esca fuori dalle pareti di questa Cappella Sistina. Il motetto a Te levavi è un motetto molto difficile, nel senso che è un quattro voci dove tutta l'abilità contrappuntistica di Palestrina viene fuori, ma non piega la musica a una macchinetta contrappuntistica, ed è molto moderno, nel senso che rispetto al tempo ci si accorge come Palestrina conosceva tutte le prassi del tempo, ma le supera abbondantemente con grandissima libertà. Comme tous les arts, la musique parle au cœur. Et c'est là que, aidé par la musique, la parole de Dieu ou les hymnes peuvent prendre plus facilement racine. La musique liturgique, la musique sacrée, n'est pas un abbellimento, c'est pas une décoration de la liturgie, mais elle fait partie intégrante de la liturgie.